Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovati in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi. Benvenuti in Volersi Bene, in questa domenica 14 giugno. Benvenuti in questo spazio dove possiamo danzare, essere illuminati da un fuoco e lasciarci abbracciare dai raggi della luna, per vedere quelle stelle che brillano e che ci ricordano quanto è infinito il mistero della vita. Ben arrivati alla 179esima puntata di Volersi Bene, dal titolo La spiritualità. Parleremo infatti in questa puntata di un argomento che abbiamo sempre sfiorato, che direi è stato come una brezza sottile che ha fatto la sua presenza in quasi tutte le puntate. Però la spiritualità è una dimensione che ancora oggi noi stiamo cercando di scoprire e di comprendere. Ed è importante il cammino spirituale. È importante il viaggio dell'anima. È importante, sapete, renderci conto che non di solo pane vive l'uomo. Ora, la spiritualità non è una filosofia di vita. La spiritualità è la relazione che noi mettiamo con gli altri, la relazione che noi mettiamo con noi stessi, la relazione che noi mettiamo con l'universo intero e la vita. La spiritualità è un aspetto fondamentale della nostra esistenza. Io credo che forse la malattia del nostro tempo, ma probabilmente di ogni tempo malato, è che noi dimentichiamo che siamo creature e non solo creatori. E che come creature dovremmo riconoscere il fatto che in noi c'è qualcosa che è stato messo, qualcosa che è stato creato. Cioè, se io mi guardo, io posso capire molto di come è stato costruito un sommergibile, posso capire molto di come funziona il corpo umano, posso capire molto se guardo la tecnologia, posso dare delle spiegazioni ai fenomeni della natura, ma chi ha creato tutto ciò? Com'è possibile che il cervello, questo chilo e mezzo, contenga una serie di funzioni a dir poco spettacolari e prodigiose? Cioè, com'è possibile che tutto quello che mi circonda sia solo ed esclusivamente un qualcosa che io possa spiegare a livello di causa ed effetto, cioè a livello scientifico? Chi ha fatto l'uomo? Chi ha creato la natura? Chi ha creato i mari, le stelle? Chi ha creato i fiori, gli alberi? Beh, ci possono essere diverse spiegazioni. Certamente la spiritualità può essere una risposta. Poi quello che conta, sapete, è se queste risposte che noi troviamo nel corso della vita ci danno pace e leggerezza, se ci danno quel senso di tranquillità interiore, se ci fanno veramente sentire bene, anche quando c'è la pioggia fine della primavera. Proviamo allora in questa puntata di Volersi Bene, in questa 179esima tappa del nostro cammino interiore, di questo viaggio che facciamo dentro di noi, proviamo un attimino ad avvicinarci un po' di più a questa parola, in punta di piedi, con il rispetto che una parola così grande merita. Una delle condizioni della spiritualità è la paradossalità, condizioni, entità o esperienze che in altri casi risulterebbero opposte qui coesistono tranquillamente. Tanto per fare un esempio. La spiritualità è sia delicata che potente. È come l'atto di respirare. Per lo più non ce ne rendiamo conto, eppure il respiro è talmente potente che al suo cessare smetteremmo di vivere. La spiritualità dunque contiene elementi che magari possono sembrare opposti tra di loro, ma che nella spiritualità trovano una perfetta integrazione, una perfetta armonia, esattamente come il nostro respiro. Delicato, lieve, quasi impercettibile,
umile. Eppure, senza questo semplice atto, noi smetteremmo di vivere. E per cui il respiro è potenza, è vitalità, è energia. Tant'è che lo Hatha Yoga, che è una disciplina orientale, insegna più di 100 modalità diverse per poter respirare, per poter cioè attingere a questa preziosa risorsa che è il respiro. Ma la spiritualità non soltanto ha questa prima caratteristica, è personale, perché ognuno di noi deve scoprirla a modo suo, per proprio conto. Non c'è, voglio dire, una scuola della spiritualità. Se ci fosse, il vero maestro condurrebbe ogni persona alle soglie della propria coscienza e dunque a mettersi in contatto su come io desidero vivere la spiritualità, cioè il valore che io do alla spiritualità in prima persona. Ecco che allora la spiritualità è da questo punto di vista davvero un incontro che noi dobbiamo svelare a noi stessi, un incontro importante, perché è un incontro che poi determinerà moltissimo di quello che ci accadrà nel corso dell'esistenza. La spiritualità è dunque rendersi conto che la materia non è tutto, che il successo non è tutto, che l'appagamento narcisistico non è tutto, ma che ci sono molti altri aspetti da coltivare, meno visibili, magari meno, tra virgolette, gratificanti nell'immediato, ma che però ci danno la possibilità di salire su una vetta e di trovare finalmente la pace. La spiritualità dunque è un cammino personale. Coloro che vogliono dire a un altro essere umano: ricordati che la spiritualità è A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, probabilmente sono persone rigide o persone che non hanno una vera spiritualità, perché la spiritualità respira il profumo, il vento della libertà interiore. Non può esserci una vera spiritualità se non c'è una libertà di crescita interiore. Un genitore, se vuole davvero rendere felice un proprio figlio, deve liberare se stesso da tutte le sue paure, dai suoi condizionamenti, dalle sue ferite, perché in questa libertà darà al figlio la possibilità di scoprire il cammino della spiritualità. Ma non solo, la spiritualità ha una sua paradossalità, non solo è personale. La spiritualità ha anche un altro aspetto, è un'esperienza molto utile, perché abbraccia una serie di questioni vitali che vanno dall'apprendimento della fiducia nei confronti della vita alla capacità di liberarsi dalle sofferenze che abbiamo acquisito nel corso della vita. Perché in effetti la vera spiritualità è un continuare ad apprendere che possiamo affidarci, che possiamo lasciarci andare a questo vento che è la vita, che possiamo davvero scoprire come ci sia una danza leggera da compiere sulle strade, nei prati, nelle spiagge, nei giardini di tutto il mondo, e di come la sofferenza nella spiritualità trovi la sua dimora, trovi finalmente la sua vera spiegazione, trovi il suo ultimo fine, trovi quell'apertura d'ali che mi permetterà di andare oltre. La vita spirituale segna, pensateci bene, il cammino dei grandi giganti, tutti i grandi giganti dell'umanità, quelli che hanno lasciato per davvero la terra migliore e che continuano oggi a donarci le loro conquiste, a ispirare il nostro cammino, sono tutte persone che, come Martin Luther King, come Madre Teresa, come il Mahatma Gandhi, come Nelson Mandela, hanno sempre coltivato
un'intima esperienza spirituale. C'era quella bellissima poesia Invincibile, la mia anima invincibile, che Nelson Mandela recitava in quei 27 anni, in quella prigione di 2 metri per 2. La spiritualità è danza, la spiritualità è poesia, la spiritualità è arte. La spiritualità è trasformare le pietre non in oggetti contundenti, ma in cattedrali. La spiritualità è questo e molto di più. Ecco perché la vita spirituale è proprio utile, nel senso più nobile del termine, perché ci permette di avere questa fiducia nei confronti dell'esistenza e di nutrire questa sofferenza di una pace che senza la spiritualità non troveremo mai. Ma la spiritualità è anche esperienziale. Per apprezzarla dobbiamo utilizzarla, per rendercene conto dobbiamo sperimentarla. È impossibile infatti conoscere a fondo la spiritualità tramite il solo intelletto, solo la ragione o soltanto un corso pratico di spiritualità. Certo, la spiritualità va conosciuta, come ad esempio attraverso questa trasmissione, ma la spiritualità va soprattutto vissuta. La spiritualità è un'esperienza che va vissuta. La spiritualità è un incarnare nella realtà di ogni giorno il valore della trascendenza, soprattutto la parola di Dio. Perché la parola di Dio, quando viene incarnata, diventa spiritualità vissuta, diventa il nostro pane quotidiano, diventa il nostro resistere alle tentazioni del male, il male che è dentro di noi e che compiamo su di noi quando ci autodistruggiamo, quando non ci stimiamo, quando ci lasciamo calpestare, quando chiudiamo un cassetto nel sogno della quando chiudiamo un sogno nel cassetto della rassegnazione. Ecco, quando tutto questo accade, vuol dire che noi non stiamo vivendo, mentre la spiritualità è un incontro con l'anima, è l'anima che incontra la vita, che dà vita alla vita. Ecco perché la spiritualità non va soltanto letta, ma va proprio vissuta attraverso dei gesti, attraverso delle esperienze. E quando questo accade, ecco che c'è un incontro, ecco che tutto diventa meraviglioso. Guardate che importante, sapete, fare l'esperienza della spiritualità. Ma l'esperienza della spiritualità è anche indescrivibile. La sua vastità è tale che se anche leggessimo tutti i libri sacri del mondo, se anche noi decidessimo di ascoltare tutti i maggiori maestri passati e presenti dello spirito, non arriveremmo mai, dico mai, a misurarne la profondità. La spiritualità è un oceano in cui tutti possono navigare. La spiritualità è un cielo pieno di stelle in cui tutti possono far brillare la propria. La spiritualità è un prato in cui tutti possono correre verso il sole a piedi nudi. La spiritualità è un abbraccio in cui tutti possiamo ritrovarci, lasciarci andare, scioglierci e sentirci amati. La spiritualità è indescrivibile. La spiritualità nessuno di noi in realtà la può descrivere. Uno, perché è un'esperienza intima. Due, perché è vasta. È un campo aperto. È campi di girasoli, di papaveri. È pieno di gelsomini, di magnolie. Insomma, la spiritualità è davvero qualcosa di infinito. Perché l'essere umano è infinito, perché è figlio di Dio. È dunque di questa spiritualità che può nutrirsi, alimentarsi,
perché con questa spiritualità ognuno di noi diventerà una persona migliore. Ognuno di noi diventerà una persona più saggia, più equilibrata, un po' più santa e un po' meno sporca, un po' più paziente e un po' meno impulsiva, un po' più empatica e un po' meno egocentrica. Ma poi la spiritualità è guaritrice. La spiritualità, cari amiche e cari amici, favorisce la crescita. È dunque l'esperienza più liberatoria che c'è. Questo è lo Spirito Santo che guarisce, che lenisce, che plasma ciò che è rigido, che dà a ciascuna e ciascuno di noi la possibilità di rinascere. Perché non c'è cosa più bella una volta che siamo seppelliti dalle macerie del non amore, delle delusioni, dell'amarezza. Non c'è cosa più bella che risorgere come l'araba fenice, come qualcosa che sembrava non ci fosse più, ma che rinasce. La spiritualità ha il potere di ridare anima, di ridare vita, di ridare linfa vitale. La spiritualità è la clorofilla che scorre dentro di noi. È qualcosa di puro, qualcosa che non può essere sporcato. La spiritualità non può essere sporcata. Una cima innevata non può essere sporcata, perché è là, nella sua meravigliosa possenza, nella sua meravigliosa pace, nella sua purezza totale. E dunque la spiritualità è davvero una forza guaritrice, sapete? Ed è importante comprendere che noi possiamo fare tutte le terapie del mondo, ma se non mettiamo in questa terapia l'essenza della spiritualità stessa, corriamo il rischio di diventare cerebrali, corriamo il rischio di diventare analitici, corriamo il rischio di sapere il tutto, il perché e il per come delle mie nevrosi, della mia psicosi, ma poi rimarrò sempre in questo bunker, in questo guazzabuglio, in questa tortuosa strada che è la mia non accettazione del male ricevuto, non accettazione di me, della mia persona, della mia fragilità, dei miei peccati, di quello che ho commesso e che non avrei dovuto commettere, di tutti quegli sbagli che hanno costellato fin da bambino la mia vita. La trascendenza, la spiritualità, il rendersi conto che c'è qualcuno e qualcosa di più grande di noi, e finalmente tornare a casa, e finalmente ricevere lo sguardo giusto sulla realtà. È proprio così. Donami un altro sguardo. Signore, a volte il mio sguardo si perde nel vuoto di una vita senza senso. A volte il mio sguardo rimane come ipnotizzato da schermi magici, dove tutto è già stato scritto e io devo solo ridere o piangere a seconda dello spettacolo del momento. Signore, a volte il mio sguardo è profondamente triste e malinconico. Altre perso nei ricordi di una felicità che non c'è più.
o nei labirinti di una memoria che vaga di stanza in stanza a cercare chi ero ieri e chi sono oggi. A volte il mio sguardo è furente, carico d'astio, di rancore. Altre volte promette vendetta e di non dimenticare mai più il torto subito. Signore, in certi giorni il mio sguardo perde l'innocenza. Vende solo meschinità, avidità e tanta aridità. In altri giorni è uno sguardo assente, lontano dal mondo, da tutti. Sguardo perso e vagabondo, in cerca di un posto dove potersi addormentare per non vedere più niente, nemmeno i propri sogni. Signore, a volte il mio sguardo non sa più guardare e stupirsi di questo mondo, del cielo d'estate, di un fiore che si apre, della neve che imbianca terra e cuori, di un'atmosfera magica e di una rinnovata promessa d'amore. Signore, a volte so solo vedere le cose che non vanno. La mia vita è sempre mezza vuota, con sogni da realizzare, progetti andati male, problemi da risolvere. Signore, a volte il mio è uno sguardo basso, schiacciato dalla paura di vivere e da continui sensi di colpa che non mi lasciano mai in pace, facendomi sentire male per il solo fatto di sentirmi in colpa. Signore, a volte il mio sguardo è attratto da, mi vergogno a dirtelo, visioni impure a cui non so dire di no, pur sentendomi a disagio e meschino più che mai. A volte il mio sguardo parla di un senso di vergogna che ogni giorno scava un solco sempre più profondo. Signore, donami lo sguardo di un bambino, capace di superare ogni male, capace di meravigliarsi e di inchinarsi con la sua innocenza davanti alla gloria del tuo nome. Signore, fammi incontrare i raggi di bellezza e di armonia che regnano in questa terra, affinché non possa mai più perdere lo sguardo della gioia. Signore, donami lo sguardo amorevole di Maria, lo sguardo misericordioso di Gesù, lo sguardo fedele di Giovanni, lo sguardo contrito di Pietro, lo sguardo supplichevole delle sorelle di Lazzaro, lo sguardo pietoso della Veronica, lo sguardo di dolore dell'orazione di tuo figlio nell'orto del Getsemani. Donami lo sguardo affaticato del Cireneo, lo sguardo ammirato dei buoni romani, lo sguardo fiero dei primi apostoli, lo sguardo di perdono dall'alto della croce, lo sguardo estasiato di chi ti ha visto risorto, lo sguardo di rugiada delle tue umili ancelle, lo sguardo coraggioso dei primi martiri della fede. Signore, donami un altro sguardo, uno sguardo pulito e sincero, e soprattutto tienimi lontano dagli sguardi ciechi, incapaci di contemplare le tue meraviglie, affinché io possa aprirli allo sguardo dell'amore che guarisce, risana e abbraccia teneramente il dono della vita.
credo che lo sguardo della spiritualità sia proprio quello sguardo che tutti questi personaggi incredibili del Vangelo, soprattutto della passione di Cristo, ci dovrebbero insegnare. Perché la spiritualità è proprio lo sguardo che noi mettiamo nei confronti dell'esistenza. Non potendo descrivere cos'è la spiritualità, mi rendo conto che in questa trasmissione c'è un grande limite, la possibilità di dare profondità di campo al tema della spiritualità. Ma sono certo, conoscendo la vostra sensibilità, altrimenti non sareste qui ad ascoltare questa trasmissione, ma sono certo che grazie alla vostra sensibilità avete saputo captare e cogliere qual è lo spirito profondo della spiritualità umana. Abbiamo tutti bisogno di purificarci, abbiamo tutti bisogno di prepararci per quel grande viaggio che la morte farà fare ad ognuno di noi, per questo grande passaggio di vita che è l'unica cosa certa di tutta questa vita qua. E la spiritualità è un modo per prepararsi, per mettere nella valigia quello che veramente conta, per evitare di riempire la valigia della nostra vita di cose superflue, ingombranti, inutili, pesanti, che magari ti gratificano al momento, ma che quando stai per chiudere quella valigia ti rendi conto ti hanno rubato la vita. E la spiritualità è il modo migliore per difendere la vita dai ladri, dagli aggressori, dalle interferenze, dai virus, da tutto ciò che non è vera vita. Grazie di cuore dunque per esserci stati in questa ormai 179esima puntata di Volersi Bene dal titolo Il valore della spiritualità e naturalmente a Dio piacendo noi ci risentiremo domenica prossima sempre alle ore 21 sempre da questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution e in tutte poi le varie trasmissioni che questa radio continua a trasmettere con incessante come una piccola formichina che continua a portare la sua briciolina. Grazie di cuore dunque, se volete scrivere, avete naturalmente Volersi Bene, @radioevolution-online.com o se volete anche mandare un messaggio più breve con WhatsApp, avete il 347 78 14 134. Grazie di cuore per esserci stati, grazie a Sara per la sua preziosa collaborazione in regia. E Dio piacendo, il viaggio continua. Thank you.